Non ci faccia spazientire, dottore. Siamo perfettamente a conoscenza del fatto che lei ha scoperto una nuova sostanza chimica e che ci sta lavorando sopra con un certo successo. Bene, non le rimane che affidarla alle nostre cure e non avrà noie. Come fate a pensare che io ve le consegni quando la mia invenzione serve appunto a combattere delle canaglie come voi? Le chiacchiere servono solo a perdere tempo. Ci dia quello che vogliamo, passerà dei grossi guai e alla sveglia. Non crediate di spaventarmi con l'olio! Oh! 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 Non le avrete neanche se mi uccidete. Fermo! Chi diavolo sei? Da dove salti fuori tu? Questo non importa. Sappiate che vi impedirò di portare a termine il vostro piano. Cosa? Oh! Oh! Ah! Prendetelo, non lasciatevelo scappare. Oh! Ah! Sono qui, dottore. Non devono fuggire, presto! Qui dentro, nella stanza. Dottore, non possiamo rimanere qui. Ci è voluto molto tempo, ma forse ci sono riuscito. Credo che tu sia proprio la persona giusta, ragazzo. Sei forte e robusto. Possiamo provare. Ecco il Poliment. Il Poliment? Esattamente. Il Poliment è una realizzazione pratica del polimar, un pesante composto chimico da me scoperto. Indossando il Poliment tu potresti trasformare te stesso. Trasformarmi? Sì, e ti trasformeresti in una meravigliosa creatura in grado di poter essere di aiuto all'umanità sconfiggendo i malvagi. Polimar. È una splendida invenzione. Non mi meraviglia che i perfidi rettili vogliano rubarla. Una volta trasformato, tu saresti come il polimar, più resistente dell'acciaio. I malfattori non avrebbero più vita facile. Forse un giorno... Dottore, non vi affaticate. Non rivelare il segreto a nessuno. Scienziati malvagi potrebbero utilizzare il polimar per scopi perversi se entrassero in possesso della formula. Sono ancora nell'edificio! Frugate in ogni stanza! Ecco, adesso conosci il segreto per trasformarti in polimar paladino di giustizia. E ora promettimi di usare le tue qualità per difendere la pace nel mondo. Dottor Legastero, non dimenticherò mai le vostre parole e prometto che combatterò come Polimar per la giustizia nel mondo. Ti ringrazio, figliuolo. Ora credo di poter morire in dottore. Pace. La banda dei perfidi rettili sta arrivando, ma non devi combattere fino a quando Polimar non sarà perfetto. Prometti. Lo prometto. Siete in trappola, dottor Legastero. Consegnateci la vostra invenzione o per voi sarà la fine. Vi risparmierò la fatica. No, dottore, non lo fate! Maledizione! Dottore! Polimar. Stato di trasformazione. Durata massima consentita 46 minuti e un secondo. Oltre questo limite c'è la morte. Sarà questa l'invenzione del dottor Legastero. Sei soddisfatto? La tua intromissione non solo non ha evitato la morte del dottor Legastero, ma ci ha reso impossibile intervenire sulla banda dei perfidi rettili. Nonostante che ti abbia allevato senza l'aiuto della tua povera mamma, credevo di fare di te un figlio rispettoso. E invece non hai esitato a fare di testa tua danneggiandomi e umiliandomi. Non meriti il mio affetto, va via! Non volevo questo, papà. Il Poliment del dottor Orgasteru reagisce per mezzo di un mini computer ai suoni vocali emessi da Takeshi, che si trasformano a seconda dell'intensità nelle diverse funzioni di ogni elemento inserito nel Poliment. Le particelle chiamate Polimar, contenute nel Poliment, avvolgono l'intero corpo di Takeshi come un'armatura e compongono così le varie possibilità, funzioni e stili di Polimar. In altre parole, Polimar funziona come la polvere di ferro che assume varie forme a seconda dell'influsso magnetico che riceve. Ma questa armatura non offre lunghe riserve d'aria, per cui Takeshi non può rimanere in trasformazione per un tempo superiore a 46 minuti e un secondo.
Takeshi può trasformarsi in varie macchine, sempre però intercalando tra una trasformazione e l'altra il ritorno all'aspetto umano di Polimar, sia pure momentaneo.